Il centro storico sta perdendo quota per vari motivi, soprattutto il commercio, e quindi va incentivato. E qui ormai è diventato una via e non le botteghe ce ne rimaste po', e mezzo sono rimaste poi, i mezzi sono chiusi e quindi il centro storico diventa una desolazione. Ecco, è cambiato il centro storico di Montevarchi? si è spopolato nel tempo. Il centro storico ha avuto una grossa trasformazione negli ultimi dieci anni, noi dobbiamo pensare che una città importante come Montevarchi, la seconda della provincia di Arezzo, deve ripartire eh, da, riacquistando il valore che aveva un tempo proprio anche dal salotto buono della propria città. Quindi eh, abbiamo fatto in quest'anno e mezzo tutta una serie di iniziative, eh, anche importanti, come quella per esempio del FAI, per dare visibilità al nostro centro, per riportare i Montevarchini e non solo a visitare il nostro centro, ma contemporaneamente credo che l'amministrazione debba anche eh, intervenire con questi sgravi, con queste agevolazioni che abbiamo eh, deciso di fare per eh, agevolare eh, chi c'è, ma anche eh, delle nuove start-up, nuovi giovani o nuovi imprenditori che avranno voglia di mettersi in gioco. Siamo intervenuti sulla COSAP con una riduzione del 90% per le installazioni eh, nelle aree appunto, pubbliche eh, e eh, sia per le start-up che per quelli che già ce le hanno a tempo indeterminato, agevolandole rispetto alle altre aree dove Invece la riduzione del 70. Poi abbiamo fatto una riduzione anche per quanto riguarda però la Tari con una circolazione dell'80% e soprattutto anche facendo chiarezza per quanto riguarda quelle aree produttive che producono rifiuti speciali. E infine abbiamo agito anche sull'IMU, riducendola alla liquida più bassa, quindi passando dal 7,6 al 4,6.